Benvenuti qui sul mio canale ancora una volta, si parla di nuovo di videogiochi, un videogioco del marzo 2017 che però richiama i videogiochi anni 90. Il titolo di questo videogioco è Thimbleweed Park, è un richiamo un po' i temi alla Fox Mulder, ma in realtà è creato sulla base di quello che erano i videogiochi in auge col motore Scum degli anni 90. E iniziamo! Appena parte questo videogioco, questa è la schermata che ti si pone davanti, niente sigle, niente di particolare, solo la selezione. Faccio notare subito una cosa nelle opzioni, in cui ci sono, alcune cose molto carine, tra cui il video. È presente questa sezione carta igienica sopra. E io l'ho attivata perché sono un fan di mettere la carta igienica sopra e non sotto o dietro come fanno alcuni. E questa cosa qui cambia, è un easter egg, diciamo così, che potete scegliere all'interno del gioco. Ovviamente ho messo tutte le cose più fastidiose e avviamo una nuova partita. Come dicevo, mentre adesso parte questa nuova partita, il videogioco richiama molto gli anni 90, i classici Monkey Island, quelli della LucasArts, tutti quelli Maniac Mansion, tutti quelli che derivano appunto dal motore Scum, inventato da Ron Gilbert, che stranamente ha contribuito a questo gioco del 2017. Ovviamente, come tutte le cose, voi potete già leggere la modalità casual, se non ho mai giocato a queste sfide, io prendo subito quella difficile. Perché non, cioè, devo giocare a quella difficile. Qui inizialmente ti fa subito una piccola presentazione di come funzionano le cose. Quindi il testo sopra il puntatore indica l'oggetto con cui interagisci, l'area di interazione, ti spiega lo schermo diviso in due e le azioni. Questo lo faccio un attimo riepilogo per i più giovani che non hanno mai giocato ai Monkey Island e via dicendo, che spiega un po' come fare interagire gli oggetti e le cose. Io a questo gioco ci ho giocato già una dozzina di ore, l'ho finito sfruttando in questo caso, vedi, c'è l'oggetto, la porta, quindi i comandi complessi prevedono un verbo, un oggetto, un altro oggetto o personaggio di interazione, ma è molto semplice. Per vedere suggerimenti sulle interazioni avanzate, seleziona opzioni o altro. Infatti è molto semplice, come dicevo. Questo tipo di interazione è un gioco molto statico, molto tranquillo. Intanto siamo nel 1987, quindi è un'ambientazione storica vecchia. Il videogioco è del 2017, come ho già detto più volte. Sì? Che sta succedendo? Va bene. Così, così. Già l'inquietudine. Come dicevo, appunto, Ron Gilbert ha partecipato attivamente in questo gioco e se ne vede la qualità poi alla fine perché risulta un gioco molto 80. Uno è morto. Si vede proprio questa mano, appunto, di chi sa fare queste cose e le fa da 30 anni oramai. E questo è un gioco veramente gradevole per chi ama il genere, è un ritorno al passato, un gioco con cui di sicuro farò un gameplay lungo per spianare e provare, lo sto dicendo tutte le volte, ma lo farò perché è giunto il momento di farlo su un altro servizio di streaming Viola, ok, capite a me. E adesso siamo comunque qua, un altro che ha contribuito, comunque Gary Winnick, che è anche lui è una I persona fought che hard all ha along, lavorato a but an odd tantissimi notice waiting prodotti, for me in my appunto hotel come, room. It's just to come to the bridge down by the adesso river. non nello specifico quelli di Monkey Island, This però looks like the insomma ha place. contribuito, tante I adesso non could mi really veniva go il for nome, some lo sto un Venus attimo Knits after the long walk cercando, out here. Day of Tentacle, ecco, non mi veniva il nome di Day of Tentacle o Maniac Mansion, aveva aiutato anche in quei videogiochi lì. Intanto è arrivato il nostro protagonista, che è arrivato lì perché ha un appuntamento. E adesso noi esaminiamo che cosa ha. La prima cosa da fare è esaminare tutto. Fra l'altro, ho scoperto che c'è questa funzione con il tab,
che ti fa vedere benissimo dove ci sono gli oggetti di interazione, perché spesso uno dei problemi di questi giochi iniziali, di questo tipo di giochi negli anni 90, era che non capivi bene con che cosa potevi interagire o con che cosa no. Bene, Boris, sono felice che tu abbia deciso che questa è la soluzione al nostro problema. Quale problema? Chi è questo Boris? Chi lo sa? Ci sono occhi ovunque, segui attentamente questi passaggi per la tua sicurezza, lascia i documenti nella tua stanza d'albergo, proprio quella proprio sicurezza. Vai al fiume alla fine del sentiero, spegni la luce sopra il cartello del sentiero per farmi sapere che sei arrivato e poi troviamoci davanti al grande ingresso alle fogne, accertati di non farti seguire. Quindi noi apriamo il cancello, tasto destro del mouse, si svolge subito l'opzione predefinita. Io entro e a questo punto siamo fregati. No, no, devo star qui, devo completare la missione. Qua è finita. Potevamo scappare fino a un momento prima e adesso non si scappa più. Vediamo che possiamo anche interagire, appunto, oltre che col cancello, col sentiero, non più oramai, abbiamo un altro personaggio. Quindi ci dice, parla con Willy, noi partiamo. Che cosa gli possiamo dire? Anche lei vittima dello scadente sistema della previdenziale degli Stati Uniti? Un minimo di frecciatine fuori luogo. Mi serve del whisky. Ecco, vediamo un po'. Ho un appuntamento qua giù, ha visto qualcuna? Vediamo. Vediamo un po'. Adesso, ce l'hai del whisky? No, insomma, adesso... Non ha davvero visto nessuno, niente. Noi chiediamo, perché lì ci servirà. Sarà il testimone, chi lo sa, della nostra presenza. Ecco, si svegli! No, niente, no. Non si può andare. Vabbè, dobbiamo andare, perché abbiamo capito. Vediamo un po', abbiamo esaminato la nota. Esaminiamo il portafoglio. $252 americani. Oh, la tessera della sua stanza. E questo qua, prototipo di orsacchiotto, il Pillow Bear. L'orsacchiotto si rivolta e diventa un cuscino. Questa è fenomenale. Ecco, questa qui direi che è la luce, quindi esaminiamo questa luce. Non ci sono interruttori di sorta. E vabbè, a questo punto come faremo ad andare avanti? Cioè, io lo so, perché non è che ci siano tanti oggetti qua di interazione. Vediamo un sasso, si raccoglierà il sasso, quindi raccogliamo questo bel sasso, usiamo questo bel sasso con la luce alla vecchia, la spegniamo così, ecco, e l'abbiamo fatto. Infatti ci avviserà anche lui, ho completato il terzo passaggio della nota, andiamo avanti, perché non si può fare nient'altro, c'è un po' di vegetazione, adesso si va, ecco. Qui che stiamo, qui non c'è niente da interagire, sto provando ma non c'è nulla, continuiamo ad andare avanti, scrolla, eccoci arrivati, attenzione, ci siamo, questo è un vecchio albero, quello sembra uno scolo delle fogne, andiamo avanti e vediamo come prosegue questa storia, chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe mai detto proprio, sì. Oddio, oddio, oddio. Nessuno di noi era preparato per ciò che avremmo scoperto quella notte. O a quanto ci avrebbe cambiato. Sarà una notte dura, la parte 2, il corpo. E a questo punto abbiamo i nostri due personaggi principali che finalmente arrivano. E, diciamo, sono due dei personaggi principali perché la meccanica del gioco dei Monkey Island è leggermente cambiata. E li vediamo subito lì, adesso non ci può interagire, hanno... è l'animazione, quindi raccontami di nuovo perché sei qui. Sono stato assegnato al caso dall'ufficio di Albuquerque. Attenzione, non ci sono uffici ad Albuquerque. Sono informazioni confidenziali, quindi iniziamo a capire che c'è dell'FBI, c'è qualcosa, preferisco lavorare da sola, rispondere. C'è qualcosa di losco e richiama molto un'ambientazione alla Fox Mulder di X-Files con Dana Scully, vediamo appunto che sembrano fatti molto a loro immagine e somiglianza. Quindi vediamo che già si iniziano le gag, vedi una sembra molto al comando, l'altra la tua reputazione ti precede, ecco vedi, vediamo un po', lo era, adesso scambia di battute,
e andiamo in città a parlare con lo sceriffo. Sta iniziando a pixelarsi, signore, cioè signore pixelate, cioè mamma mia, sta iniziando a pixelarsi, cioè sono quelle piccolezze, quelle piccole cose che ti fanno venire il sorrisino. Dai, non potete dire che non avete fatto un minimo di sorriso. Allora, mi ha dato da gestire lei. Esamina il distintivo. Detective Angela Ray, agente senior. Ok, abbiamo un telefono cellulare e una macchina fotografica Polaroid. Esaminiamo il taccuino. Sono arrivata nel tardo pomeriggio, che schifo di città, eviterò l'agente del posto e cercherò il cadavere per capire se può fare al caso mio. A caso mio per cosa? Vabbè. Una lunga statale. Spero di non dovermela rifare a piedi. Vedremo. Arrivata al cadavere sarà una copertura perfetta. Copertura perfetta di cosa? Sento rumore tra i cespugli, arriva qualcuno. Fantastico, è arrivato un altro agente. Non sapevo l'agenzia fosse stata informata. Devo liberarmi subito di lui. E qua iniziano già a capire che c'è qualcosa di losco nella situazione. Allora, io uso il telefono cellulare, non prende ovviamente perché sei in una... Esamina la macchina Polaroid, è un'istantanea ma senza pellicola. E quindi come fai a fare la foto se non hai la pellicola? Vediamo qua in alto, coperto dal mio faccione che vi sta occultando, abbiamo la scelta dei personaggi. Dovete andare nell'angolo e voi non lo vedete perché ho deciso di mettere la mia faccia lì. Vabbè, sappiate che... colpa mia. Adesso passo all'uomo, che ha ovviamente una pellicola Polaroid. E quindi... e ha un altro taccuino. Vediamo che agente è. Detective Antonio Reyes, agente junior. Okay. Sicuramente... lo dice in un modo strano, però. Esaminiamo. Il corpo sta iniziando a pixelarsi. Reyes sta dando sui nervi. Spero si concentri sul caso e mi lasci fare quello che devo. Qua iniziano già a scoprire che cosa dovrà fare anche lui, non lo so. Sono arrivato a Thimbleweed Park da Albuquerque in autobus, sto andando a vedere il cadavere, è la copertura perfetta, anche qui di che cosa non si sa, ma è tutto un mistero gigantesco. Sto ancora camminando sulla statale, è lunga dalla città. Sono arrivato al cadavere, c'è qui una certa agente Ray, strano, non dovrebbero aver assegnato nessuno al caso. Forse ho sentito parlare di lei in ufficio, potrebbe crearmi problemi. Devo ricordarmi di chiamare la mamma stasera, ovviamente. E andiamo avanti, bisogna fare sta foto, quindi io adesso riprendo lei e do la Polaroid all'agente Reyes. Gliel'abbiamo data, riprendiamo l'agente Reyes, sempre nella selezione c'è anche la possibilità di andare nelle opzioni, vi faccio vedere, ecco queste sono le opzioni, e quindi si torna indietro un po' differente, ritorniamo sull'agente Reyes che l'abbiamo, quindi useremo la pellicola Polaroid con la macchina e le abbiamo unite, a questo punto uso la Polaroid sul cadavere. Smile! E abbiamo fatto la foto. Now we can head into town and find the local per cercare lo sceriffo. Non abbiamo esaminato il cadavere. Si direbbe maschio intorno ai 40 anni. Sembra rimasto in acqua per 24 ore, quindi è morto da almeno un giorno. Si capisce dai pixel intorno al naso e al collo. Bellissimo, fantastico. Non ha un portafoglio in tasca, quindi però ha trovato la tessera dell'hotel. Vedi, sta prendendo tutti gli appunti. In più abbiamo visto che qui, grazie anche al tasto tab, ti fa vedere che c'è una bottiglia per terra. Io la esaminerei, è vuota, quindi qualcuno l'ha totalmente seccato, e poi la raccogliamo. Stiamo già giocando da un po', un 13 minuti, quindi vediamo, continuo ad andare avanti, perché comunque adesso inizia a diventare carina la situazione, forse, non è vero, ci vuole ancora un po' di tempo, è molto lungo, vi ho detto, io l'ho finito in 12 ore, e abbiamo il taccuino che sta vibrando, quindi che cosa dirà il taccuino adesso? Si direbbe maschio sulla quarantina, ha aggiunto anche lei tutti i dati che non sono identici tra le due, attenzione, si deve avere maschio sulla quarantina, sembra rimasto in acqua per 24 ore, annulla in tessera di hotel, sulla nuca c'è un piccolo buco origine ignota, il buco sulla testa della vittima sembra causato da un oggetto appuntito, non da un colpo di pistola, ha un abito su misura, forse un design europeo. Come vedete ci sono tutte le pagine, e se andiamo adesso sull'agente Ray ed esaminiamo il taccuino,
diciamo, sì, in questo caso è identico, ma non sempre vengono messe le stesse cose, quindi bisogna stare molto attenti. Esaminiamo la foto del cadavere. Oh. Vediamo se non vuole, non voglio girare il cadavere. È il lavoro del coroner. Vabbè. E a questo punto noi parliamo con Ray, vediamo che cosa dice. Dovremmo andare a cercare lo sceriffo. Beh, devo tornare al lavoro, Succa. Vediamo un po'. Ok. Sarcasmo, sarcasmo che piove. Va bene. E andiamo. A questo punto scegliamo chi dei due vuole guidare l'avanzamento. Dovrebbe essere che... Ah no, in realtà credo che lei rimanga lì. Sì, lei rimane lì in questo caso. Oh, vediamo un po', non sta arrivando, quindi lei è rimasta giù. In questo caso, da questa parte, lei la facciamo andare dall'altra parte, perché voglio vedere se magari c'è qualcosa che ci è sfuggito. Vedete, il doppio clic corre, vai verso una cosa strana. Esaminiamo la cosa strana. It's covered by the underbrush. Attenzione, che cos'è coperto dalla vegetazione? Ma è una vecchia motosega abbandonata! Ci caschi una volta, ci caschi una seconda. Attenzione, una motosega abbandonata. Quindi io direi di raccogliere, perché può sempre tornare utile, una vecchia motosega della delusione. La motosega dell'aspettativa, addirittura. È senza carburante, però. Vabbè. Di sicuro non è l'arma del delitto e abbiamo già notato a che cosa ci servirà la motosega, questo bell'albero, di sicuro, cioè proprio palese che la vai a trovare lì vicino. E quindi lasciamo a lei la motosega, che è un arnese prettamente da donne, sono per la suddivisione dei compiti in maniera equa e quindi dovranno fare questo. E andiamo e via. Andiamo su anche con lei, in realtà la si può lasciare là tranquillamente. C'è anche una scatoletta di tonno. Sono le due parti migliori. Io come faccio le mie cose? Come sempre raccolgo tutto. Questo qui si va verso il sentiero sul ponte. C'è un cartello e abbiamo una vecchia cartuccia Atari. Attenzione, esaminiamo la cartuccia Atari. No, è il gioco di E.T. del 2600, dell'Atari 2600. Il flop più clamoroso della storia dei videogiochi. Vabbè, ci sono anche dei video su Netflix che ne parlano di questo videogioco. La teniamo così per ricordo. E proseguiamo avanti lungo la strada. Arrivano, attenzione, i fratelli. Arrivano i fratelli. Qui c'è un manifesto del circo. E a questo punto io direi di chiamare anche l'uomo, Ray, che è qui. Andiamo un attimino più avanti. Non lo facciamo impalare dall'albero. Siamo così. E su questa io direi di chiudere questo video di gaming su Thimblewood Park, che è solo l'inizio e la presentazione di quella che sarà l'avventura che voglio portare avanti, perché lo vorrei finire insieme a voi anche in chat. Magari programmiamo un giorno, una serata della settimana in cui ci si trova, per andare avanti e completarlo tutti assieme. Io spero che vi sia piaciuto, lo trovate su Steam questo gioco. I prezzi sono veramente irrisori per un gioco che è molto longevo ed è molto complesso, perché è molto complesso, come dicevo, avrai diversi personaggi e non tutti potranno fare una determinata azione per andare avanti, quindi ci sarà da affinare molto le logiche. E noi ci salutiamo qui e ci rivediamo alla prossima puntata di gaming, e statemi bene, ciao!